be kidding me. Repulse him! This can't be for you. Why the hell is that here? Signori miei, ben ritrovati su Until Dawn. Indizio trovato, maiale morto. Povero. Si fa le costolette. Povero. Povero, però te le mangi, le salcicce, i birds. Sì, però allo stesso tempo mi piacerebbe un bel maialino da cortile. Nero. Nero. Bravo, bello, carino, Scumi. Piccolo come Balotelli, grazie. Prego, figo. E queste battute razziste di oggi. No, Balotelli aveva il maialino, Non è una battuta razzista, aveva il maialino. Pensavo che alludesse. No, assolutamente no. Sicuramente sì. Comunque, no. Non si può assolutamente far nulla a parte guardare le sue fantastiche viscere interiore e ballevare. Quindi, signori, riprendiamo. Abbiamo un attimo cercato di ragionare su quello che abbiamo visto in questi ultimi appuntamenti. Non lo so, perché come al solito in queste storie nulla è mai quello che sembra. Tutte le volte che si pensa di essere arrivati a qualcosa, poi dopo succede qualcos'altro che ti fa cambiare idea. Quindi, ok, viviamocela, dai, viviamocela, amen. Io le mie teorie ve le ho dette, ci sono tante cose che mi portano a pensare che ci stiano prendendo tutti per il culo qua. Quello era un proiettore. E io vado di qua. Ah, ma lui va di lì. No, ma carisma. Allora vado di qua. Sì, è un proiettore. Ci vediamo un filmino, eh. È già attaccato. Oh! Hello? Oh my god. Io non ho capito. Gli ho dato un contatto. This is a little uncomfortable, huh? She's here. I've never seen this video. She's just so. So what? She's so excited. It's Hannah. And alive. She has no idea. Oh, jeez. Boh, anche qui bisogna capire, saranno effettivamente loro. Forgot you were such a willful participant. È lo psicopatico. Era solo uno scherzo. Mi sento uno schifo. Mi sento uno schifo. Sì. C'era qualcuno che aveva in mano il telefono per fare il video. No, avevano la macchina dei selfie di Ma cosa c'entra? Non vuol dire niente. Io sto dicendo, a parte loro, potrebbe essere lo psicopatico che avendo le telecamere ovunque ha visto queste, gli teneva d'occhio, ha visto queste cose e sta montando tutto come se fosse Anna. Va bene. Oh, Chris. What is going on? Ash, slow down, okay? I can't handle this ghost in these videos no, and everything. Non lo so, just calm down. Calm down. Calm down for a second. Calm down. Why should I calm down, Chris? I am freaking this out. This has right got to be someone messing with us. What? Think about it, anche Chris la pensa video così. Cameras? They don't play games. Then who would set this all up? Seriously, I'm minatori. I don't know, maybe the same person tied you up and killed Josh. E cosa c'entra con 30 cartellini e poi same person might have Sam right now. Ho detto, quello lì secondo me è una questione di solite cagate, di esperimenti e robe varie. Ce n'erano 30, hanno reso, diciamo, pubblico il fatto che ne hanno salvati 12 e che il numero fosse 12 perché gli altri li hanno usati a far chissà cosa. Cioè, hanno fatto degli esperimenti, non lo so. Anche il giornalista che è andato su al sanatorio, l'abbiamo trovato nel forno, l'abbiamo trovato in obitorio. Vediamo il tessuto, se hai fatto bene il jeans. Sta bene. Molto fatto figa, bene. La lana dei guanti è impressionante comunque. Ma ragazzi, anche le calzine. No, ma guarda l'anello, no, ma i particolari sono... No, stai fermo. I particolari sono proprio belli. Cioè, per certe cose... graficamente c'è. C'ha le forbici, guarda, ancora in tasca. Abbiamo preso su. Meno male. Vabbè, meno male. Boh,
Ragazzi, non lo so, non lo so, mi intrippa, però mi sto legando a loro e non voglio Più perderli. che qualcuno che gli sta prendendo in giro, qualcuno che gliela vuol far pagare Sì, per ma lo pagare per... scherzo. Manco... Ma sì, ma... Se non sono... Se Anna e Beth non c'entrano un cazzo ed è qualcuno esterno, è tutto un pretesto lo scherzo, che cazzo gliene frega lui. Magari è un fottuto di testa, boh. Magari siamo noi veramente l'assassino, non lo so. Magari è la famiglia, Oh, invece, i crap. genitori Look delle at that. ragazze che stanno facendo il film. What? Possono Stampando essere mezzo mille cose, mare. mille Come si cose, fa a dire mille che cose. mio marito. Genitori sicuramente non sono dei gran genitori, Yeah, per I quanto got mi it, but. riguarda. Oh, damn, this thing is heavy. No, Be no, no, careful. no, You io gotta voglio... come through, Ash. Cazzo, I c'era can't un hold. totem di là, sono sicuro. Oh, come on! Wait, what? I think I just saw Sam over C'è there. uno, Ash, are scusa, you c'è uno. sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Se indaghi vai da sola, è un casino dopo. Che palle, ma io so che c'era. Okay, you're right, I'm coming. C'era sicuramente qualcosa dall'altra parte. Oh, Porca thank God. porca troia, I cioè thought siamo this was persi. finished. Ecco, è di qua. Marco, zio. Sì, ma è un altro quello lì. Un attimo, che attacco il pad, perché sono scare, zio. Che due maroni quei pad qua, Madonna santa. Ma che cazzo di batteria ci hanno messo? Sempre scarico. I don't get it. Why would anybody want to make this place any cooler? It's freezing. How do we know what goes on inside this guy's head, Ash? Non possiamo fare qualcosa qui? Abbassare? Niente, non c'è niente. Allora, lui è qua nascosto che fa qualcosa. Era meglio che indagavamo sul movimento. Ma magari sono due persone, perché questa ha una maschera diversa e mi sembrava avesse una giacca di pelle, un chiodo Non ci ho tipo. fatto caso io. Mentre invece quello che è solito che vediamo è tipo vestito da operaio. Ah, questo è dietro la porta? Those are È sick. Yeah, Sam! those are Sam's clothes. That's just sick. I'd say that's just sick. So the psycho has been down here, for sure. Potrebbe che aver Jesus, he's still down usato. here. I hope not. Why is this thing even here? $1 million question. Ma è morta? Può aver usato i vestiti di Sam addosso a un altro, dai. Vabbè, ferma tutto, coglioni! A Sam i vestiti gliel'hanno rubati, lei era nuda. Per forza. È vero, perché è quella della Vasca, vedi mo? Vuol farci credere che Sam è E morta. perché non la scappucciano? Perché sono dei rimbambiti. Sam, quando è stata catturata, era nuda. Però dalla linea è una donna. Vedi che gambine sottili che ha? Oddio, e chi cazzo è? Ma dai, ma scappucciatela! Sì, sono coglioni. Però lui si è soffermato un attimo qua. C'è una mezza voglia di farlo. Chris, se ti va. Dagli una Fare coltellata, fa niente. qualcosa. Oddio, che paura. Ho premuto il pulsante a muzzo e mi si è aperto il menu. Pensavo succedesse qualcosa. Andiamo via. Non ho cominciato a chiamare, a far casino, Madonna santa. Comunque, sta sicuro che prima di andare lì da Chris dovevo andare dall'altra parte, che ci sarebbe stato sicuramente un totem o qualcosa. Perché sto gioco è fatto così, purtroppo. È un difetto per quanto mi riguarda. Il fatto di, se tu vai in una zona, ti precludi automaticamente l'altra. È l'effetto farfalla. Sì, però troppo marcato. Perché mi Però è sta sul così. culo. Perché se io voglio tornare indietro e farmi i cazzi Ma il miei. gioco è improntato così. Eh sì, è improntato che mi tocca. Oh, io voglio. Madonna, come è duro da muovere. Tipo, qua lui aspetta per la porta, stavolta te ne vai a fanculo. E c'è un'altra porta. Chiusa. Chiusa. Figura lì con una spallata si butta giù. Sì, ma Vabbè. vabbè, lasciamo perdere. Non cerchiamo realismo dove. Ti Oh, ricordo che Chris. crescono Oh, le no. cose dentro le tasche dei Hello? personaggi, no? Esatto. Sam? No, dimmi che stai bene. Chris, is she dead?
dead. No, she's not dead. Potrebbe essere addormentata. È addormentata, ci aveva messo la maschera in faccia. What the hell is wrong? Ci ha dato qualcosa. Vivi e impara. Che cosa voleva dire? Oh, my fucking head. Sì, però gli ha dato una forbiciata, è stata sì, lì. Sì, e poi sta lì. Oh no, ancora ste seghe di merda, Ash. No. Ash! Ash, what did he do to you? Vedi che occhi è in testa adesso, è sopra. Mi ha beccato un pugno. Porca troia, che cartone! This is the guy who killed Josh. No, Dad. You murdered a piece of shit. Ecco la scena della pistola, ti ricordi? Sì. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. I wish I could tell you. It's just not fair. Se la rilascia Mike a salvare la situazione. Ma Mike era nel sanatorio, ancora che gira col lupo. Ma no, ma è svenuto. We're always talking around it, and now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. Sei diventato... What are you saying, Chris? Sorry. Super romantico. I should have told you how I felt. Chris. Ashley, no. I swear when we get out of this... Oh, God! No. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die! Hello there, my special little subjects. So oh, shit. Scared, Chris. Don't be scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today. And now, he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley. Or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is yours. Don't be so silly, Chris. Aspetta un attimo, ferma un attimo. Diamo ma un attimo. Non può spararsi all'accetto che c'ha il polso e liberarsi e scappare? No, se non ragionare come se fosse tutto libero e tutto lecito, perché è comunque un videogioco, cioè allora dopo ognuno fa quello che vuole e basta. Ripeto, io andavo su con 50 Marine e ci divertivamo tutti, gli correvamo dietro noi a quello. Purtroppo, allora, sto pensando un'altra cosa, era una guida forse? No. Avevamo, no. Era pericolo, perdita. Certo. No, ok, questa è la perdita che abbiamo scampato, secondo me, la che abbiamo salvato Max. Questa un po' meno. Questa Emily che brucia, in teoria l'abbiamo scampata. Il cartone l'avevamo visto, eh? Non mi ricordavo. Allora è questo pericolo. No, i caribù. Dove cazzo è quello di Chris che c'ha la pistola in mano? Perché da quello che ricordo, lui l'appoggiava la pistola. Allora, raga, il totem è questo. Però guida su una scelta che devi ancora fare. Ogni pezzo... man mano che sbloccherà il totem, vabbè, ma vaffanculo. Rifammelo vedere. Il guida è questo. Vedi? Però lui non spara. Lui non spara. Perché? Allora, anche l'intuizione che mi è venuta, quando noi abbiamo scelto se uccidere Josh o Ashley quando c'erano le seghe, per terra le rotaie andavano o verso Josh o verso Ashley, ok? E noi con la leva dirottavamo la sega. Sì. Ma se noi non avessimo scelto, la sega non sarebbe andata avanti. Cioè, perché comunque noi,
noi sappiamo che possiamo salvare tutti in questo gioco, quindi in modo ci deve essere. No, perché prima di far partire la leva lui ti ha detto salva. Ok, quello indipendentemente dal fatto che tu dici salvi uno o l'altro, dopo tu devi tirare la leva per mandarlo. Vabbè, ma dopo non vai avanti col gioco, rimani lì. No, secondo me tu a volte, il gioco te lo dice all'inizio, a volte le scelte è meglio non farle. Come quando, quando noi... Proviamo a non farla adesso, dai. Io quasi quasi proverei, dai, a non sparare. Però gli arriverà in testa la rotella e... A tutti e due? Allora, il caso è, o muoiono tutti e due o sacrifichiamo uno. Wait, stop! You can do it, Chris. It should be me. You chose to save me before. Let me choose this time. Let me choose to save you. If I do one last thing in my life, let me do this! Lei vuole scendere. Please. Oh. Oh, God. Ecco. Oh, ragazzi, no, io voglio seguire... Sparo da un'altra parte. No, io non sparo. Non posso. No. Cioè, o sparo lì o... Vabbè, ragazzi, sarà la cagata più grossa del mondo. Io la provo. No! No, è morta. Perché è morta lei? No. You have gone too far now. Don't you see? Huh? Don't you see that this? Cazzo, sta succedendo? Torture porn has gone. Guarda che mi fa male la spalla. Vedi che c'entra lui? Now what gives you the right to play God in these people's lives? What makes you so special then? Huh? Magari manco esiste lui, Alessia. Non vedi che il suo ufficio si sta adeguando a noi? You're a sick fuck! Now, what the hell have you potrebbe done essere them, la parte huh? buona dell'assassino, della mente. Non what c'è, può essere mille cose che... quell'analista qui. Psychopath. Oh, non farle cazzare. Psychopath! Allora, se la mia teoria è giusta, il fatto che non abbiamo visto la morte... Sono salvi tutti e due? Potrebbe essere. E perché lei ha urlato? Per figa, perché ti caghi, eh? Hey. Comunque se stai urlando qualcosa in testa che te la trancia non ce l'hai, beh, perché se ci avessi avuto... Però può aver visto qualcosa che taglia la, che trancia la testa a Chris. Lo so, oh, God. Violenza 4 ore all'alba, signori, si passa su Sam. Si è svegliata. Wake up. Oddio, c'è Mikey! Sei you? Shh. What? Oh, Mikey, però figa, sai che personaggio che si sta... si sta veramente... Dai. Perché mi sa così? Perché vuole dar la spinta, però non ah. mi... Ah, no. Ma che schifo! No, io cercavo di fare una cosa... Che tenera! Ma sì, ma non è come... Non do... Vabbè. Bisogna farlo più scattoso. Grande! Quel macete qua ci è venuto buono, te lo dico io, che se l'avessimo perso o rotto... Meno male che l'hai messo in mezzo alla trappola. Ma non lo so, magari non... No, effettivamente se c'hai la scelta... Tu perdi qualcosa, ma tieni qualcosa. Hai perso le dita, però il macete ce l'hai. Magari la ti tenevi le dita, ma... Okay. Sì, ma adesso prendi okay. Su però il macete, eh. Come sei arrivato fin qua giù o scioccata? Le tue dita. No, chi se ne frega. Va bene. Facciamo come fai... Cioè, le dita, amen. Vai, vai. Vai, come sei arrivato fin qua giù. Vabbè, ma lui... Vabbè, lei non lo sa, ma noi lo sappiamo come è arrivato, l'abbiamo mandato noi. Non lo so. Sai che ore? Perché se io gli chiedo così, lei magari si preoccupa di lui e diventano un po' più amici, lavorano meglio, non lo so. Cosa dici te? Io farei le tue dita perché è una risposta più breve e perdono meno tempo. Perché se gli deve spiegare... Come cazzo? Vabbè. Oh my gosh, your fingers, Mike! Yeah. Yeah, I'm the lucky one. Jesus, what happened? There's some fucking maniac up here on the mountain. He's trying to kill us all. Kill us all. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too.
and one of them showed Josh being killed. Just merda. Ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ. What the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Si apre dalla tua parte. Servono anche dei vestitini, Sammy, perché così sei un po' a rischio. Videocamera, fammi vedere. A parte che è lo stesso modello di videocamera, sì. Ce n'ha 10.000, ma che cazzo, è uno youtuber che si vuol vendicare. Una telecamera su un treppiede, puntata sulla sedia, lo psicopatico filma quello che fa. Quindi allora. Ha visto che si è liberata? No, adesso non sta vedendo, secondo me. Non staccala penso che... però, non puoi. No, non ci fa niente, non ci interagisce. Oddio, la porta è qua, oddio. Oh, adesso che ho trovato Mike, madonna santa, non ho voglia di andarmene. Però quella me la illumina. Ci sono due porte. Questa non mi dice niente. Ah, niente, c'è un'unica via. Ho bisogno di scarpe. Assolutamente. Poi il resto fa lo stesso, ma... Il nostro zaino. Perché ce l'ha lasciato? No, non lo so. Alpaca. Il macete l'ha lasciato dentro? Beh, una cogliona, se l'ha lasciato dentro siamo al pari della demenza senile. Beh, non si è visto che gliel'ha restituito? Sì, erano qua, lui è sparito. Vabbè, crescerà come l'accendino, su. Sì, ma le cose come compaiono possono sparire in questo qua, perché... Oddio. Allora, ecco, di qua no, ma di qua secondo me c'è Mike. Io libererei Mike prima di tutto. Dai. Brava. Brava Sammy. Dai, fai piano. Grande, godo. Vai Mikey. Dov'è il macete? Non ci sono. Dagli la giacca, Mike. Sì, ma cioè la prima cosa che gli ha detto, si sono ritrovati qua, sei orribile, ma dai. What are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs. Brava. Now. Do you mind? Non sei credibile come supereroe, sempre un asciugamano. Right. My bad. E Mike ci prova fino all'ultimo a dare una sbirciatina. Vediamo. Tan 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 tan. Niente a Catwoman. Sì, che con le cose da tracking. I'm into that. Si è trasformata, diventa cappuccio rosso. Lo zaino lo lascia lì. Ma che cazzo te ne frega? Guardala che outfit che abbiamo adesso. Madonna. Che figata quel tessuto. Madonna come sono ricreati. No, praticamente. Noi cazzo! Godo! No! Vorrà vendere qualcosa. No, 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 get away! Oh, Chris! Chris, oh, Chris, 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 Chris. What the fuck? Salve! You've heard of blanks before? Salve, I mean, la pistola, really? Non avremmo ucciso nessuno! No! Josh? Ma te l'avevo detto! Oh god! Oh my god, Matt! Matt! Cazzo, la volta all'inizio io, eh! Porca troia, Josh c'è in mezzo. Oh shit! E chi era quello che abbiamo ucciso? Effetti speciali, Alessia. C'è la ragione di tutti i discorsi. Tante. Guarda, guarda Emily, poverino. Ci sono tante delle nostre supposizioni. Cosa ti avevo detto all'inizio io? A me Josh non piace. Ma anche a me subito non piaceva. Dopo mi ha conquistato un po'. Ho fatto bene di dire di uccidere Josh alla sega. È un cazzo, ho fatto bene. Oddio, per fortuna che avevo l'occhio qua, perché stavo parlando con te. Ho fatto bene la sega perché lui l'abbiamo sacrificato comunque, no. nella nostra testa. Shit. Siamo stati disposti a sacrificare. Di qua.
sul ginocchio. Sarei stronza. Perché non ti sei spostata subito? Adesso ti accende lo sbarco nella gamba. Che male, proprio sul ginocchio, figa. Beh, farebbe malissimo. Oh god. Here goes 600 bucks. Tanti sarebbe 600 bucks. No, scusa, si sta costruendo una torcia. Now we're talking. È la più in gamba di tutte. Porca troia, Emily. Mamma mia, guardala. Comunque ci ha messo la cintura, ha detto tanti saluti ai $600 della cintura. Cioè, quindi una cintura da $600? Questa. Cosa ci ha legato lì? Cioè, se la cintura sono $600, questa giacca qua cosa sono? 3000? Mi sa che sia una cintura quella che ci ha legato intorno, cos'è? Madonna santa, Emily, i tuoi soldi e la mia testa. Comunque, signori miei, la figanza di questo gioco. Madonna, bello. Sta veramente appassionando come un gorilla. Facciamo una cosa, abbiamo questa immagine fantastica di una Emily sopravvissuta. Coraggiosissima. Sì, sembra Lara Croft de Noartri. Ci vediamo alla prossima puntata, cerchiamo di scoprire sto cavolo di Josh che cosa sta architettando. Perché secondo me non è solo lui. Può essere un fratello gemello? Dato che le sue sorelle erano gemelle. Signori, sul fratello gemello io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Può essere tutto ormai adesso. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Grazie, fatevi sentire e condividete. Ciao.